La proposta di legge che permetterebbe all'ex primo ministro ucraino Yulia Tymoshenko di recarsi all'estero per sottoporsi a terapie mediche sta suscitando grandi perplessità in tutta Europa. Nell'attesa incalzano anche le dichiarazioni come quella del ministro degli esteri polacco che dice: il tempo di scherzare è finito, per entrambe le parti è ora di agire. Stiamo aspettando la decisione finale, spiega il ministro degli esteri svedese. Per ora pare che non siano soddisfatti i requisiti. Stiamo a vedere se cambia qualcosa. In queste immagini vediamo il ricevimento all'ambasciata polacca in cui Eugenia Tymoshenko, figlia dell'ex primo ministro, è accompagnata da due componenti dell'opposizione. Il leader del partito spiega che se anche Yulia Tymoshenko consentisse uscire dal paese per poi tornare, questo non è ciò che l'Unione Europea vuole, visto che l'idea è di fermarne la persecuzione politica. Il rilascio di Tymoshenko, condannata a 7 anni di carcere per abuso di potere, è considerato una condizione preliminare perché l'Unione Europea firmi con Kiev un accordo di associazione nel summit previsto a Vilnius a novembre. Per le cure mediche l'ex primo ministro dovrebbe recarsi in Germania.